È importante che una persona che ha avuto una lesione mutilante, perché per il cancro, riesca a rinnovare l'energia per reagire e a riprogrammarsi una voce senza le corde vocali. Questo ha fatto lui, questo insegna continuamente in ospedale agli altri malati che hanno la stessa cosa, perché purtroppo nelle nostre situazioni concrete, tumori molto estesi che quindi sono abbisognevoli di terapie molto invalidanti, sono molto estesi, molto frequenti. Questa è un'altra denuncia che bisogna fare. Cioè, altrove il cancro beccato in una fase iniziale, un T1A, viene curato con un laser che è poco più che un intervento di teospita. Invece da noi molto spesso persone anche giovani come Marcello arrivano alla diagnosi tardivamente, lui non si è prolungato ma ha subito tante di quelle angherie prima di avere la terapia giusta e gli è stata negata la riabilitazione perché l'ha detto lui costa troppo. Questo è la riabilitazione di un ammalato come questo, significa riportarlo alla vita. Però per fortuna loro stessi hanno trovato il modo di darsi forza l'uno con l'altro e insegnare l'uno all'altro come usare la voce sopraggente. Non è una cosa da poco. Abbiamo poi un grandissimo, bellissimo progetto ed è quello di fare un gruppo musicale di coro con un maestro del San Carlo che ci sostiene e ha detto una cosa bellissima. Non esistono voci brutte e voci belle. Bisogna saperlo utilizzare e in questa direzione noi stiamo facendo un grande progetto, speriamo di poterlo presentare magari al prossimo congresso, una grande manifestazione. Penso che sia Carla Cavagna che ci presenta il disastro nucleare, sempre in compagnia. Questo intervento è stato fatto da Angelo Baracca che purtroppo non ha potuto essere presente a Napoli, quindi io lo leggo e aggiungerò anche qualcosa di quello che anche noi in Novara abbiamo discusso. Il titolo è Evoluzione delle armi nucleari e dei trattati di controllo e disarmo. Sull'orlo del baratro, il rischio più elevato nella storia. Il 24 ottobre del 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, viene ratificata la Carta dell'ONU. Recita così, tra le altre cose, noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, e istituiamo questa Carta dell'ONU e per chiudere con la guerra. Così non è. È l'inizio della guerra fredda, comincia la corsa al riarmo basato sulla produzione e sullo sviluppo di armi sempre più potenti. L'equilibrio del terrore, i test nucleari. Dal 1970 al 1989, nonostante i trattati, ci fu il picco degli arsenali della guerra fredda. La consistenza degli arsenali aumentò da 40.000 testate a circa 70.000 verso il 1985. Il numero degli stati nucleari prolificò da 6, includendo Israele, poi a 9 nel 1998 con India e Pakistan. La strategia della mutua distruzione assicurata evitò solo per miracolo la guerra nucleare. Andammo molte volte sull'orlo della guerra nucleare o per errore o per altre cose. Negli anni 80, con la crisi degli euromissili, i missili sovietici e americani, l'Europa è diventata teatro di una possibile guerra nucleare. E nell'84 la lancetta dell'orologio dell'apocalisse
disse che è il segnatempo che sul berrettino degli scienziati atomici statunitensi indica a quanti minuti siamo dalla mezzanotte della guerra nucleare, segnava 3 minuti alla mezzanotte. Nell'87 viene firmato il primo trattato di effettiva riduzione degli armamenti nucleari, trattato delle forze nucleari intermedie, e venne firmato da Reagan e Gorbaciov e pose fine alla crisi degli euromissili imponendo il ritiro di tutte le testate nucleari statunitensi e sovietiche schierate in Europa. E questo anche grazie a un forte movimento pacifista che si sviluppa negli USA, nel Regno Unito, nella Repubblica Federale Tedesca e in Italia. Nel 98 l'orologio dell'Apocalisse viene riportato a 6 minuti alla mezzanotte. E il trattato costituisce un primo credito di fiducia tra le due superpotenze e apre la strada a trattati successivi. Lusk crollò nel 93, si affermò una speranza di disarmo, venne accreditata l'idea che le armi nucleari non erano più un pericolo. Ma proprio alla fine degli anni 90 le tensioni internazionali si acuiscono di nuovo e si riprende con la proliferazione. Nel 2001 abbiamo il crollo delle torri gemelle, l'allarme terrorismo e nel 2002 Bush Junior lancia il sistema di difesa antimissile, cioè lo scudo spaziale, che è un sistema offensivo e non difensivo, progettato per fornire una capacità di attacco globale senza timore di ritorsione. È un salto epocale che sdogana le armi nucleari come armi da usare in guerra. Il nuovo regime di non proliferazione dopo il 1910 nascondeva però molte insidie e punti deboli che si stanno oggi manifestando con i loro effetti tanto più gravi con la nuova presidenza Trump, ma partiti anche dall'amministrazione Obama. Oltre al grave effetto destabilizzante del sistema di difesa antimissile, un'altra insidia si nasconde sotto i programmi di gestione e di allungamento della vita delle armi nucleari. Ecco dunque uno dei trucchi sostanziali: rispettare formalmente i tetti numerici delle testate consentite, ma ammodernarli in modo sostanziale ottenendo un'efficacia potenziata. Questo non vale solo per le testate nucleari, ma per tutti i sistemi di armamenti, sempre nucleari, missili, sommergibili, aerei, eccetera, che diventa sempre più potente. Si spiega così perché tutti gli stati nucleari, malgrado i trattati di riduzione degli arsenali e la dichiarazione allora di voler eliminare queste armi, stavano spendendo cifre da capogiro. Negli USA un bilancio di $1 trilione, migliaia di miliardi nei prossimi 30 anni per gli armamenti. Secondo gli specialisti della Federazione degli Scienziati Americani, un attacco preventivo a sorpresa da parte di una potenza nucleare che... impieghi improvvisamente una forza devastante, tale da distruggere la quasi totalità delle forze nucleari della nazione attaccata, questi casi di USA che pensano in questo modo di poter per esempio distruggere l'URSS o la Russia o viceversa, implicherebbe comunque l'esplosione di un numero di testate nucleari che provocherebbero sconvolgimenti climatici e un inverno nucleare di dimensioni colossali, tale da mettere a rischio la sopravvivenza stessa del genere umano e delle specie viventi sul pianeta. Occorre ribadirlo, è pura follia pensare di vincere una guerra nucleare. Tutti perderebbero e soprattutto perderemmo noi. Oggi però la situazione sta peggiorando. Il trattato INFIN del 1987 tra USA e URSS, il primo trattato di effettiva riduzione delle armi nucleari e pur con tutti i limiti rimane un caposaldo del regime di non proliferazione, oggi sembra a rischio. Dal 1914 gli USA accusano la Russia di violarlo, Mosca ha replicato muovendo accuse a Washington e tutto questo si inquadra
in uno scenario di tensioni crescenti, soprattutto in questi ultimi anni. La crisi ucraina, l'accertamento della Russia da parte della NATO, l'annessione della Crimea. Il rischio non è la Corea del Nord, è la politica di minacce degli USA, che conoscono solo la logica della coercizione e dei cambi di regime, la supremazia della forza. Oggi la Corea del Nord riconferma la disponibilità a negoziare, addirittura a denuclearizzare. Ma la domanda è, gli USA lo vogliono? Il complesso militare industriale lo consentirebbe? Tokyo lo vuole? A mio parere Mosca non è una minaccia, che interesse avrebbe? Il centro delle tensioni internazionali però oggi è Medio Oriente. La lotta contro lo Stato Islamico, frutto della disastrosa guerra degli USA in Iraq, ha prodotto bombardamenti su Iraq e Siria da parte di numerosi stati, USA, Francia, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Canada, Australia, Giordania, e Russia e Israele. La tragedia siriana e la distruzione di un intero paese non ha fine. Dal 15 marzo 2011 si stimano che su una popolazione di circa 20 milioni di abitanti più di 400.000 sono morti, oltre 4 milioni rifugiati e 7 milioni gli sfollati all'interno del paese. L'Europa fa oggi conti con gli attentati terroristici, con le leggi e le misure di restrizione della libertà in nome della lotta al terrorismo, con le ondate di profughi che fuggono da guerre in Medio Oriente e con l'affermazione elettorale di forze politiche di destra, razziste e fasciste. Oggi assistiamo a un crescendo di guerre. L'Arabia Saudita bombarda lo Yemen con bombe costruite in Italia, la Turchia, paese della NATO che ospita 90 testate nucleari USA, massacra la popolazione inquilina. Armi chimiche, ogni genere di armi convenzionali uccidono in Siria, fino agli ultimi raid di USA, Francia e Inghilterra, sempre sulla Siria. È sempre più evidente l'alleanza fra Israele, paese nucleare, anche se non dichiarato, autore dell'ultimo bombardamento sull'Aleppo, e l'Arabia Saudita, in chiave anche iraniana. Il coinvolgimento della Russia in Siria e la presenza riaffermata degli USA. Tutto questo delinea uno scenario terrificante della terza guerra mondiale, in cui l'opzione nucleare non è più esclusa. E quindi siamo di fronte a un rischio nucleare epocale. L'apocalisse nucleare, non ti ho detto le slime, ma penso che l'apocalisse nucleare non è mai stato così vicina. Dal 1945, 2 minuti alla mezzanotte, ecco il drammatico comunicato ufficiale del bulletin, siamo sull'orlo dell'apocalisse. Nuova corsa agli armamenti e nuova rivoluzione tecnologica. Il complesso militare spinge per la guerra. Tecnologie emergenti, fino a ieri impensabili, potrebbero aggirare, neutralizzare, superare le più avanzate e costosissime tecnologie attuali, rendendole obsolete e inefficaci, e introdurre sistemi di guerra radicalmente nuovi. Tecnologie che possono essere usate per scopi civili e militari, fusioni inerziali, microesplosioni nucleari a pura fusione, rischi di proliferazione con stampanti 3D, ciberguerre, intelligenza artificiale, armi autonome, armi globali basate nello spazio, prospettive ghiaccianti. Quali ricerche segrete nei colossali laboratori e nel complesso militare industriale? Colossali interessi muovono le strategie di guerra. Il complesso militare industriale fa e impone le scelte, prospetta le innovazioni militari, i nuovi sistemi d'arma e di guerra. Non è il presidente che governa gli Stati Uniti, così come gli altri paesi, neanche. Investimenti da 525 miliardi messi da 329 istituzioni finanziarie a 20 compagnie di armi nucleari che lavorano per 4 stati nucleari, USA, Inghilterra, Francia e India. Più 81 miliardi dal 1916, Russia, Cina, Pakistan, Israele e Corea del Nord.
rappresentano il 50% dell'arsenale nucleare mondiale. Trattato di proibizione nucleare. Una piccola luce si apre di fronte a questo scenario terrificante. È il trattato di proibizione nucleare che delle armi nucleari o trattato per la messa al bando delle armi nucleari. È il primo trattato internazionale legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari rendendole illegali in un percorso verso la loro completa eliminazione grazie alle mobilitazioni popolari. Pensate, le armi chimiche sono giustamente messe al bando da loro, ma non le armi nucleari. Il 7 luglio 2017 122 stati nell'Assemblea Generale dell'ONU hanno adottato il trattato e 53 di loro hanno già ratificato questa risoluzione che mette al bando e sanziona gli stati che detengono questi arsenali. Il 10 dicembre, sempre 2017, il premio Nobel per la pace è stato consegnato all'ICAN, una coalizione di 461 organizzazioni non governative internazionali presenti in 101 paesi, che da anni lavora per la messa al bando, lo smantellamento e l'abolizione delle armi nucleari. Si tratta oggi di 15.000 testate nucleari possedute dalle nazioni nucleari e dislocate in una trentina di paesi. L'Italia, aderente alla NATO, che ospita sul suo territorio una settantina di armi nucleari nella base aerea di Ghedi e Aviano, nonostante che le cittadine e i cittadini italiani abbiano per due volte scelto di dire no al nucleare civile, tanto più a quello militare, non ha ratificato il trattato. E nonostante i rilievi della Corte dei Conti sui costi, continua ad aumentare le spese militari e conferma l'acquisto di 90 F-35. Cacciabombardiere F-35, che viene costruito vicino a Novara, dove io abito, nella base militare di Cameri, è, come tutti voi saprete, un aereo costruito dalla società americana Lockheed Martin, ed è l'aereo più costoso che sia mai stato costruito a livello mondiale. Con l'acquisto di questi 90 cacciabombardieri l'Italia spenderà 15 miliardi di euro e più di 30 per il mantenimento del velivolo, escluso il costo del carburante. Sono iniziati a Novara alcuni primi voli di prova di questi aerei che volteggiano. Ogni volo consuma una quantità, non voglio dire, molto, molto grossa di carburante solo per questo. L'F-35 è anche un aereo preposto a portare bombe atomiche, e cioè un velivolo prettamente d'attacco e nulla a che vedere con la difesa nazionale. Mentre subiamo un'emergenza economica e sociale, mentre si tagliano la sanità pubblica, i servizi sociali, le pensioni e tutto, l'Italia spende per le spese militari 26 miliardi all'anno, pari a oltre 70 milioni al giorno. Non è obbligatorio, per esempio la Svizzera, l'Austria spendono meno della metà, l'Austria non è un paese della NATO ed è stata tra i primi promotori del trattato di non proliferazione. E mi diceva Angelo Baracca, che ho sentito prima, che un suo studente che è in Austria dice: qui non c'è il clima che c'è in Italia per la paura del terrorismo, i militari in giro con i fucili, eccetera. C'è un altro tipo di clima. È chiaro che l'Italia è un paese di guerra, questo come lo è la Francia, come lo sono gli altri paesi che abbiamo nominato. Solo un movimento forte, antimilitarista, contro le guerre in Italia e nel mondo può fermare questo complesso militare industriale, impedire la futura guerra nucleare ed imporre il trattato internazionale legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari. Mi diceva inoltre Angelo Baracca, che era di ritorno di un convegno a Berlino, che un'altra idea si faceva a strada e si pensava come verrà poi proposta e portata avanti, che era quella della creazione di zone denuclearizzate,
Esistono già delle zone denuclearizzate nell'America Latina, in Africa. Allora l'idea, ancorché voglio dire chiaramente, tra virgolette, forse uno direbbe folle, ma io credo che sia un'idea possibile e assolutamente da perseguire, è quella della denuclearizzazione di tutta l'area del Medio Oriente, che è oggi il punto da cui partirà questa guerra nucleare. Questa è una proposta che viene avanti e che, su cui ci mobiliteremo, eccetera, dopo che ci siamo anche mobilitati anche come Medicina Democratica per il trattato per la proibizione delle armi nucleari. O eliminiamo le armi nucleari o le armi nucleari elimineranno. Ha detto che ha avuto la notizia che un sommergibile nucleare è passato per il nostro porto, lui ha fatto una protesta scritta, diciamo, contro questo fatto, perché Napoli è stata dichiarata città denuclearizzata, e che non vuol dire che in assoluto ti garantisce, no. Però sarebbe un'iniziativa, per esempio, da estendere a tutti i porti, no? Tutte le città italiane. Infatti negli anni 80 compariva in alcune città questo cartello. Ok, allora chiudiamo con Maurizio Rossi, che ho penalizzato, ha detto ragione, fa piacere che Medicina Democratica per esempio oggi ha sacrificato parecchi interventi dei suoi attivisti più importanti, anzi se c'è un po' di tempo, poi c'è pure la Ricciardelli, adesso Simona Ricciardelli. Simona Ricciardelli che è pure il 40° della 194, ok? Quindi le dobbiamo la parola. E lei è una rappresentante, una veramente delle storiche rappresentanti del movimento femminile a Napoli. Ecco qua. Allora ho cercato di fare una traccia per cercare di essere il più contenuto possibile. Mi sono avvicinato a Medicina Democratica alla fine degli anni 80 e il primo che ho conosciuto è stato Luigi Mara. Il ricordo che ho della sua figura e della sua concezione dell'attività mi ha spinto a cercare di iniziare questo intervento sulla precarietà, sulla mancanza di sicurezza sul lavoro, partendo dalle persone che almeno dall'inizio di quest'anno sono morte sul lavoro. Non mi è possibile, sono troppe. Avrei voluto leggere dei nomi, perché l'insegnamento di Luigi era proprio quello di dire: non siamo dati, non sono numeri, non sono statistiche, sono persone, e che quando sono troppe non riusciamo a trasformarli nuovamente in persone. Però il tentativo è comunque quello di riconoscergli questa personalità, questi casi reali, perché poi c'è qualcuno che rimpiange. La media continua a essere quella di 4 morti al giorno, nonostante che il numero di ore lavorate sia drasticamente diminuito. Questo cosa significa? Significa che siamo oltre, perché l'osservatorio Soricelli ci dice che sono molti di più di quelli che ci racconta l'INAIL, perché l'INAIL ne raccoglie solamente una parte. Ora, quando muore qualcheduno, il problema principale sarebbe fare un'analisi, quantomeno per cercare di evitare che quel tipo di infortunio con quelle caratteristiche si ripeta. Ora, diversi soggetti hanno specifici compiti di intervento nella prevenzione degli infortuni. A cominciare dal datore di lavoro, a cui la legge attribuisce proprio il compito, l'onere di tutelare la salute dei suoi dipendenti, ma c'è il medico competente, che purtroppo però è scelto e pagato dal datore di lavoro, c'è il responsabile dell'RSVP, anche questo di nomina aziendale e con caratteristiche analoghe, c'è l'RLS, che dovrebbe rappresentare i lavoratori, ma molto spesso è nominato dalle organizzazioni sindacali ed è completamente slegato dal gruppo dei lavoratori che rappresenta. C'è l'ASL, c'è l'Ispettorato del Lavoro, c'è l'INAIL, ci sono le strutture sindacali unitarie, ci sono i sindacati in generale, c'è la magistratura e ci sono i lavoratori. Tutti questi soggetti
hanno qualche potere di intervento per quello che riguarda la sicurezza. C'è però una caratteristica che accomuna i primi ed esclude l'ultimo, che quando avviene un infortunio l'unico che ci rimette la salute e la pelle è il lavoratore. Eppure è l'ultimo che viene preso in considerazione quando si tratta di ragionare su cosa è successo e come affrontare il problema nell'ottica di risolverlo, o perlomeno che non si ripeta. Per cui io a volte sento anche proposte che apparentemente sono encomiabili, intelligenti, tipo maggiori interventi ispettivi, come se non sapessimo che anche se noi dovessimo triplicare, quadruplicare il numero degli ispettori rispetto al numero di aziende di ogni dimensione che ci sono e rispetto al numero di volte che sarebbe necessario controllare, perché non puoi andarne a vedere una volta in 10 anni. I controlli dovrebbero essere fatti e poi ripetuti per vedere se sono state modificate le condizioni, eccetera. Oppure quando si parla di leggi più adeguate, ma noi abbiamo già la legge 81, che dal punto di vista formale contiene ancora un sacco di cose criticabili, ma è forte, è molto impegnativo. Qualcuno propone una procura nazionale specializzata negli infortuni, nei disastri, delle stragi sul lavoro, che ha dei vantaggi, ma potrebbe avere anche degli svantaggi, potrebbe rappresentare una situazione limite. Solo alcuni crescerebbero su questo tema, gli altri resterebbero al palo. Qualcuno propone giustamente maggiori tutele per i rappresentanti, per i lavoratori della sicurezza, però anche lì, se le tutele sono sulla carta, cosa ne facciamo? E qualcun altro propone condanne più pesanti da parte della magistratura, ma noi abbiamo visto che alle condanne non ci si arriva quasi mai. E anche quando una legge ti dice che quel è uno specifico reato e viene introdotta anche più puntuale una normativa che vada a colpire, e poi c'è sempre la prescrizione, e poi ci sono sempre i tempi dilungati oltre misura, e poi c'è la possibilità di cambiare i direttori degli stabilimenti ogni 6 mesi, e c'è la possibilità di rendere vuoto il ruolo dei consigli di amministrazione tutte le volte che al padrone fa comodo. Per cui la mia domanda è: ma se non ci sono i lavoratori che seguono qualunque tipo di intervento, che tipo di risultati potrà dare? Allora, il problema è che quando non ci sono i lavoratori che fanno una battaglia all'interno dei posti di lavoro per cambiare gli impianti, per cambiare le modalità operative, per difendere effettivamente la salute e ridurre i rischi, la salute viene persa e viene data a volte in cambio di un salario. Questo quando viene modificata, la maggior parte delle volte viene regalata. E quando poi la battaglia contro la nocività, perché quella nocività non rispetta i confini delle fabbriche, non rimane all'interno dei muri di cinta, e per cui invade il territorio, e quando la cittadinanza si sveglia, comincia a contare i malati di morte e fa un'avvertenza, l'avvertenza sarà inevitabilmente per la chiusura di quella fabbrica. E per cui ci troveremo nel paradosso che la cittadinanza e i lavoratori saranno due controparti. Allora, in tutta questa situazione che ho cercato di sintetizzare, quale può essere il contributo di medicina democratica? Perché a volte ci lamentiamo e viviamo questo peggioramento delle situazioni, della condizione oggettiva nella quale facciamo le nostre vertenze, come se fosse una colpa nostra, un nostro limite. La medicina democratica non è un sindacato, non è un partito, non ha bacchette magiche. In ogni caso però io credo che potrebbe dare un contributo enorme, potrebbe continuare a dare un contributo enorme, cercando di razionalizzare su questo tema quello che sono le sue possibilità di intervento. Per cui la prima cosa da fare secondo me è cercare di ragionare su quello che sono le condizioni politiche che hanno causato queste situazioni. Così come quando analizziamo un infortunio andiamo a vedere tutti gli aspetti che hanno contribuito ad arrivarci, cioè a far sì che avvenisse, se si fa proprio una sorta di indagine su come è avvenuto l'infortunio, quali sono i fattori che hanno contribuito. Anche in questo senso noi siamo in grado di fare un'analisi su quelle che sono le caratteristiche che hanno consentito questo peggioramento. Al primo posto sicuramente la precarietà del lavoro, perché quando i lavoratori non hanno o hanno solo sulla carta i diritti,
in primis quello della tutela del posto di lavoro, della garanzia del mantenimento del posto di lavoro, quei lavoratori non sono in grado di sviluppare nessun tipo di lotta. Io me lo immagino già un lavoratore che è precario, che ha un contratto a termine, che chiede che gli mettano il traballo per andare a cambiare una lampadina, quando invece gli hanno detto di arrampicare e mettere una seggiola sopra la scrivania. Quello a fine settimana, quando gli sale il contratto, è a casa. Cioè, come pensiamo che possa tutelare la propria salute un lavoratore precario, a cui abbiamo tolto il diritto fondamentale, cioè quello di mantenere il posto di lavoro qualora licenziato ingiustamente venga riconosciuto che il licenziamento era ingiusto e questo non può rientrare nel proprio posto di lavoro e con una misera mancia è costretto a ributtarsi sul mercato che oltretutto non offre possibilità. Ma non c'è solo quello, c'è anche la precarietà che porta l'impossibilità di imparare a conoscere le problematiche, perché se uno fa 3 settimane il panettiere e poi va a fare 6 mesi il bagnino e poi si trova in fabbrica e fonderia per altri 5 mesi e poi va a lavorare con un'impresa di pulizia, come fa ad acquisire una competenza che gli consenta di ragionare su quello che sono le specifiche problematiche del suo lavoro e a capire anche come potrebbe rivendicare obiettivi concreti per ridurre i rischi per la salute? Poi la perdita collettiva di una conoscenza costruita dal basso. La classe operaia in Italia sa tutto elaborare molto, e Medicina Democratica ne è testimone, ma se non c'è il passaggio del testimone, se queste lotte invece di proseguire con gli elementi più anziani e più coscienti che trasmettono ai giovani le proprie competenze e il proprio sapere, questo passaggio non c'è. E i giovani entrano, la prima cosa che gli viene detta è: tu non fare niente perché sei precario, per cui se fai qualsiasi cosa perdi il posto. Invece di suggerirgli degli strumenti per poter reagire in maniera più ottimale, ovviamente senza esporsi particolarmente, però comunque imparando a conoscere il contratto, i diritti e le modalità per poter modificare le sue condizioni. Come possiamo pensare che una classe operaia giovane riesca in tempi brevi a recuperare questa perdita di conoscenza? E poi la scomparsa del concetto di centralità operaia, e questo credo che sia uno dei temi che Medicina Democratica ha motivo di approfondire, sia perché fa parte del suo DNA, ma sia perché molto spesso quelle proposte di cui parlavo prima vengono anche dal nostro interno, e non è che siano sbagliate in teoria, hanno un senso. Quello di chiedere che vengano tolti i compiti all'INAIL e dati all'ASL, perché non ha senso avere un unico ente che certifica sia che tu hai il diritto al risarcimento sia a doverti erogare. Certo che non va bene, ma il problema rimane indietro, rimane a monte. Cioè, chi fa questa battaglia? Chi è in grado di imporre questo tipo di modifiche? Se non riusciamo a capire che ci vuole anche un ulteriore passaggio, queste rimangono oggettivamente lettera morta. La disorganizzazione dei lavoratori, perché qualunque lavoratore, per quanto cosciente, per quanto capace di affrontare questi problemi, per quanto abbia avuto la possibilità di costruirsi questa conoscenza di base, questa memoria storica, cosa se ne fa se è da solo, se è isolato, se non è in condizioni di poter esprimere queste sue competenze e queste sue capacità? Il concetto di delega, a cui ci hanno assuefatto per 40 anni, ma del quale oggi paghiamo il pesantissimo prezzo. E quindi di conseguenza alla fine il senso di impotenza che prende anche quelli che capiscono e la rassegnazione. Ecco, quello che può fare la Medicina Democratica dopo aver analizzato questi elementi, a mio parere è proprio quello di continuare instancabilmente a riproporre l'esperienza del passato, cercando di capire anche nelle attuali e modificate condizioni lavorative come si può fare per agire questa coscienza, per agire queste iniziative a tutela della salute, evidentemente con forme anche diverse rispetto al passato, perché laddove l'organizzazione di categoria specifica all'interno del posto di lavoro può essere particolarmente difficile, un'organizzazione territoriale, ma comunque un'organizzazione a volte può sopperire a queste carenze. Medicina Democratica può continuare a organizzare il rapporto tra i tecnici e i lavoratori,
perché non è una cosa facile, perché il lavoratore molto spesso, anche nel momento in cui si rende conto, poi mancandogli la competenza, ha necessità di appoggiarsi a qualcheduno del mestiere che sappia dargli le indicazioni giuste, ma non sa dove trovarlo, non sa come mettersi in contatto, non lo conosce, non conosce tra i tecnici, tra gli avvocati, quelli che sono più disponibili, che sono già schierati dalla sua parte. Per cui Medicina Democratica ha anche il compito di organizzare il rapporto tra i tecnici e i lavoratori, così come ha il compito di aiutare concretamente nelle specifiche problematiche, sia individuali che collettive. La possibilità di aprire gli sportelli di salute, cioè centri dove i lavoratori si possano rivolgere cercando un supporto, non delegando la soluzione del proprio problema, ma cercando un aiuto. Lo abbiamo fatto a Savona come sportello, ma l'abbiamo fatto anche in altri casi quando si sono rivolti a Medicina Democratica i cittadini di una zona, ad esempio, quando hanno coinvolto Marco Caldiroli, per dire che ha fatto da tramite, perché è lui che ha l'esperienza tecnica concreta, sulla questione dell'impianto di bitume in una zona del Savonese, dove abbiamo partecipato, partendo da zero, a un tavolo tecnico che si è posto il problema di eliminare le emissioni con origine. Partecipare con i propri tecnici ai processi, un'altra delle cose che Medicina Democratica ha sempre fatto e può continuare a fare, costituendosi parte civile anche in prima persona, ma soprattutto portando all'interno di quei procedimenti quel tipo di competenza, quel tipo di supporto che quasi tutte le volte altre organizzazioni che si costituiscono al pari di Medicina Democratica assolutamente non si degnano di portare. E infine elaborare progetti, proposte di legge, proposte amministrative, obiettivi di modifica ambientale e ambientistica, sempre però con la logica che la salute e la sicurezza si difendono innanzitutto nella prevenzione, con la prevenzione per cui con una modifica o addirittura nella progettazione degli impianti. Però il concetto deve essere che qualunque tipo di proposta che andiamo a elaborare, anche la migliore, ha bisogno di gambe su cui appoggiarsi. E in questo caso le gambe sono l'organizzazione operaia al centro di qualsiasi attività e soprattutto organizzata. Qualcuno stamattina ha già introdotto nel discorso il ragionamento che le più grosse organizzazioni sindacali in questo momento sono pesantemente deficitarie. Anche questa è una denuncia che dobbiamo fare, che non può essere una denuncia pregiudiziale. Noi non attacchiamo i sindacati in quanto tali, anzi dobbiamo avere la capacità di riconoscere in qualunque tipo di organizzazione dei lavoratori, laddove ci sia la volontà e la capacità di muoversi su questi temi, la potenzialità che esprime. Però nello stesso tempo denunciare anche queste pesanti responsabilità, perché così come sul campo della salute, quando si parla di privatizzazione della salute e incremento all'interno dei contratti, dei piani di assicurazione privata, eccetera, anche nella tutela della salute, purtroppo la maggior parte di queste organizzazioni nazionale hanno sempre accettato il binomio o lavoro o salute e di conseguenza hanno preferito puntare sul lavoro. Scusate se